oggi il 4 di novembre, giornata delle Forze Armate, festa dell'Unità d'Italia. L'amministrazione comunale e il Consiglio comunale celebrano questa giornata di concerto con tutte le Forze Armate e le Forze dell'Ordine, con la partecipazione di alcune nostre scolaresche. Il primo momento è il momento dell'alza bandiera, con il coro del quinto circolo diretto da Cadalagna e in particolare il coro diretto da Giovanna Sparla, che ci accompagnerà nel cantare l'inno nazionale, cosa che faranno loro come guida ma che dovremo fare anche noi per sentirci più che mai uniti nel nostro tricolore. Cerimonia dell'alza bandiera. Noi siamo il coro polifonico del quinto circolo di Marsala. E perché oggi siete qua? Per cantare. Sapete che cosa si celebra oggi? La quale festa? La commemorazione dei defunti. Ecco, del 4 novembre, che è successiva ai defunti, che ricorda chi è morto in guerra. Cosa ci cantate? I Fratelli d'Italia e Ogni vita è grande di Gianni Morandi. Andiamo alla cerimonia di deposizione di una corona da loro in memoria di quanti hanno immolato e sacrificato la loro vita per l'unità d'Italia. Eccellenza, signor Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, comandanti tutti, andiamo a deporre la corona da loro in memoria delle vittime. È usuetudine che il 4 di novembre pervengano alle forze armate, ma anche alle forze dell'ordine, due importanti messaggi, che sono il messaggio del nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il messaggio del Ministro della Difesa. Adesso il sostituto commissario Girolamo Marino dà lettura del messaggio del Capo dello Stato, ovvero del Presidente della Repubblica. Nella ricorrenza del 4 novembre celebriamo l'Unità Nazionale e il 95° anniversario della fine del primo conflitto mondiale, testimoniando la vicinanza del Paese alle Forze Armate, garante di libertà e presidio delle istituzioni democratiche. Questa mattina, rendendo omaggio al sacello del Mille d'Ignoto, rivolgerò il mio commosso pensiero ai caduti di tutte le guerre,
e a coloro che hanno perso la vita in patria e all'estero, per la sicurezza del Paese e della comunità internazionale e per la salvaguardia della pace. In un mondo sempre più complesso e interdipendente, in cui il rischio dell'instabilità e della disgregazione sociale e le minacce transnazionali del terrorismo e della criminalità organizzata premono ormai da vicino sull'Italia e sull'Europa, le forze armate svolgono un ruolo di crescente importanza per il futuro del Paese. Per rendere le capacità richieste compatibili con le ridotte risorse finanziarie a disposizione, essi hanno intrapreso un radicale processo di riforma i cui meccanismi attuativi all'esame del Parlamento devono essere resi al più presto operanti. Ancor più intensamente è necessario lavorare per l'integrazione militare europea. Al Consiglio di dicembre l'Italia ha l'opportunità di promuovere iniziative forti e concrete, in grado di attivare circuiti virtuosi di razionalizzazione e risparmio di risorse. È possibile coinvolgere in tempi brevi in questa prospettiva un numero crescente di Paesi membri. In questa giornata così significativa rinnovo riconoscente apprezzamento di tutti gli italiani e mio personale ai militari impegnati nei diversi teatri di crisi, dall'Afghanistan al Medio Oriente e ai Balcani, e a quelle che operano sul territorio nazionale e sui nostri mari. Un plauso particolare meritano gli uomini e le donne che hanno partecipato alle operazioni di soccorso e al pietoso recupero delle salme delle vittime della terribile tragedia di Lampedusa. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, Roma, 4 novembre 2013. Un applauso al nostro Presidente. E adesso ascoltiamo il messaggio del Ministro della Difesa, che viene eletto dal Tenente di Vascello della Guardia Costiera, Raffaele Giardina. Prego, Comandante. Chieto, parte! In questa giornata di commemorazione, la Difesa rivolge un pensiero deferente e grato a tutti i militari caduti in guerra e nel dopoguerra, nell'adempimento del dovere. Un ricordo necessario e doveroso di quanti, con il loro sacrificio, prima e durante i due conflitti mondiali, contribuirono alla realizzazione e all'affermazione, attraverso un lungo e doloroso percorso, dei valori di libertà e democrazia, offrendo al nostro Paese una felice stagione di unità e pace. Di quanti, da dopoguerra ad oggi, fedeli al giuramento prestato, sono caduti in patria nell'assolvimento del dovere, per garantire la nostra sicurezza attraverso il controllo del territorio, interventi nelle pubbliche calamità e nelle emergenze umanitarie. Di coloro che nelle missioni all'estero sono intervenuti su mandato della comunità internazionale per contribuire alla sicurezza globale, caduti per stabilizzare quei luoghi lontani dove la violenza e le ingiustizie minano la pace e la civile convivenza tra i popoli. Gli uomini e le donne con le stellette esprimono in questa ricorrenza il loro sentimento di cordoglio più profondo, stringendosi in un unico abbraccio affettuoso e solidale intorno a quanti hanno perso i loro cari, generosamente caduti per il bene della patria, al cui esempio ci si deve ispirare. La loro eredità è un patrimonio inestinguibile, un coraggioso esempio per le giovani generazioni, uno stimolo per tutti noi, nei momenti di difficoltà, a non sottrarsi al dovere di difendere pace, libertà e democrazia, con coerenza e rettitudine morale. Il deporre la simbolica colora nel sacrario comunitario militare rappresenta l'impegno delle forze armate a tenere perennemente viva la memoria dei propri caduti e a preservare le tradizioni, i valori che questi uomini ci hanno tramandato. Onorandoli nell'agire quotidiano, dimostreremo che il ricordo di tanti umili e silenziosi eroi non si è disperso, ma è divenuto fondamento dell'identità del popolo italiano e linfa vitale della memoria collettiva del Paese. Firmato Senatore Mario Mauro, Ministro della Difesa. Ringraziamo anche il Ministro della Difesa e il nostro ringraziamento
proposito, facciamo un applauso a tutti gli studenti presenti oggi in piazza, alle scuole che sono qui ad onorare questa ricorrenza. A tal motivo mi giunge doveroso anche a nome del sindaco e del presidente del consiglio comunale ringraziare i direttori e i presidi. Io li chiamo ancora presidi, anche se sono presi, si chiamano dirigenti scolastici. E adesso la parola al sindaco, vice sindaco Antonio Vinci, che porta il saluto dell'amministrazione. Gentile autorità, signore e signore, signor procuratore, ho l'onore e l'onere inizialmente di porgervi il saluto del nostro sindaco, onorevole Giulio Adamo, impegnato fuori sede per motivi istituzionali. Oggi è una giornata molto importante, celebriamo infatti la giornata delle Forze Armate e la festa dell'Unità Nazionale. A tal riguardo mi preme sottolineare, e che in tal senso mi rivolgo in particolare ai giovani presenti in piazza, noi siamo una generazione fortunata. Attenzione però, questa fortuna non è per caso, ma è per il sacrificio dei nostri padri, dei nostri nonni, alcuni dei quali hanno dato la propria vita per liberare la nostra nazione dall'oppressore e consentirci, da ben 68 anni, cioè da quel lontano 1945, di vivere in libertà, pace e democrazia, lontana dalle guerre che causano morte e distruzione. Oggi, nel corso di questa cerimonia, avremo anche modo di ringraziare uno di loro, uno di quei combattenti della libertà, che proprio quest'anno è stato insignito dell'onorificenza di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945. Uno di quei alti e importanti riconoscimenti per chi ha contribuito alla liberazione dell'Italia durante il secondo conflitto mondiale. Per questo mi complimento ufficialmente con il ragioniere Achille Taormina, e che oggi poi premieremo assieme ad alcuni esponenti delle Forze Armate, anche loro distintesi nel corso dell'anno in operazione a difesa dell'incolumità pubblica. Noi tutti dobbiamo avere rispetto e gratitudine per la polizia, carabinieri, guardia di finanza, marina militare, aviazione, esercito, per l'instancabile ed infaticabile lavoro finalizzato alla nostra tutela e a quella del territorio. Immaginate un territorio senza forze armate, senza tutela dell'ordine. Ed è per questo dunque che non solo dobbiamo rispettare e ringraziare chi ci tutela, ma anche collaborare attivamente. Aiutarli, sì, perché chi ha la coscienza a posto non ha nessun motivo di diffidare delle nostre forze dell'ordine e più in generale delle forze armate. Sappiamo tutti di vivere un periodo di crisi, un periodo in cui le parole più diffuse sono spendere più. Ebbene, tutto ciò non ci deve buttare nello sconforto. L'importante, anche se a costo di sacrifici, è vivere nella piena legalità, avendo fiducia nelle forze armate e in quelle dell'ordine, che sono certo sapranno assicurare alla giustizia quanti minano la civile convivenza. In questa giornata di festa e di celebrazione non posso non pensare a chi è certamente più sfortunato di noi, a chi pur di sfuggire a una guerra assassina si avventura in viaggi della speranza, che spesso si trasformano in viaggi della morte. Sono di queste settimane le notizie che arrivano dal mare Mediterraneo, dove barconi malandati con donne e bambini naufragano, causando la morte di molti di loro. A Marsala continuiamo a ospitare parte di queste persone che chiedono solo un po' di pace e serenità, cosa che non avevano a casa loro. Ecco perché deve crescere in noi la cultura della solidarietà, dell'aiuto a fratello in difficoltà. Storicamente devo far presente, visti gli studenti presenti in piazza, che il 4 novembre è un giorno importante per la storia d'Italia. Si celebra in questa data l'armistizio che nel 1918 pose fine alla ostilità tra l'Italia e l'Austro-Ungheria nell'ambito della Prima Guerra Mondiale. La guerra per la cronaca si concluse sul campo con la vittoriosa offensiva di Vittorio Veneto, una vittoria frutto della dedizione, del sacrificio, dell'unità del popolo italiano, ma anche un evento sanguinoso che costò la vita a 689.000 italiani, mentre 1.050.000 furono i mutilati e feriti. Cifre che devono far riflettere, numeri che vanno ricordati.
Concludo con un pensiero rivolto ai nostri militari impegnati in missioni di pace in territori lontani dall'Italia. Questa provincia dà pure il suo contributo e in tal senso il mio applauso va al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, presente in Afghanistan con un corposo contingente fra cui figurano anche alcuni militari marsalesi. In buona sostanza, amici presenti in questa storica piazza, l'odierna ricorrenza deve essere un'occasione di grande riflessione, un modo per ricordare quanti hanno sacrificato la loro vita per il nostro benessere, ma anche la conferma della nostra fiducia in chi ogni giorno lavora per fare in modo che noi possiamo vivere in pace e serenità, cui va il nostro grande ringraziamento. Grazie a tutti, buona giornata, viva Marsala, viva l'Italia! E ringraziamo il sindaco, vice sindaco Antonio Vinci per la sua riflessione. Adesso la parola va al sergente maggiore capo Paolo Giannetto del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, che leggerà la preghiera del soldato. Chetto, atti! Presenta! Dai! Preghiera del soldato. Signore Dio, che hai costituito di molti popoli l'umana famiglia, da te creata e redenta, guarda benigno noi, che abbiamo lasciato le nostre case per servire l'Italia. Aiutaci, Signore, affinché con la forza della tua fede siamo capaci di affrontare fatiche e pericoli in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza, la nostra serena dedizione. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che siamo d'esempio a tutti i cittadini, nella fedeltà ai tuoi comandamenti, alla tua Chiesa e nell'osservanza delle leggi dello Stato. Dona, o Signore, il riposo eterno ai nostri morti ed ai caduti di tutte le guerre. Concedi ai popoli la pace nella giustizia e nella libertà e che l'Italia nostra, stimata ed amata nel mondo, meriti la protezione tua e la materna custodia di Maria anche in virtù della concordia operosa dei suoi figli. Amen. Adesso il cerimoniale prevede la premiazione di componenti delle varie forze armate e forze dell'ordine che si sono distinte nel corso dell'anno. Prima però vediamo voce e canto ai ragazzi del 5° circolo didattico al coro diretto da Giovanna Sparla, che ci proporranno un piccolo intrattenimento musicale con le note di quello che a giusta ragione viene definito, dopo Claudio Villa, il preuccio della canzone italiana. Mi riferisco a Gianni Morandi, credo, giuro, e poi faremo le premiazioni. Ah!
devo ricordarlo quando sono distratto, troppo chiuso per saperlo. Ogni madre aspetta lo sarà abbracciato, ogni tenerezza ricordata, che la vita è grande anche quando non la vuoi. E ogni vita è grande come il tuo sorriso, la sua bellezza come il gioco misterioso che ti tiene insieme e che ci fa capire che ogni vita nasce per stupire, che la vita è grande anche quando se ne va. Non limitare nessuno, nessuno sa niente, tu l'unica vita che conta, la sola importante, quella riflessa negli altri comunque la tua, e la vita è grande quando sei da solo, a provare il volo ti fa buona compagnia. Ogni vita è grande, ogni storia è vera e racconta oggi un sogno che prima non c'è. Faccio fare i complimenti a nome di tutto il coro dai vari comandanti. Prego. Dal signor Procuratore della Repubblica. Massala oggi ricorda il 4 novembre, festa delle Forze Armate, con una sobria cerimonia che si è tenuta nel cuore della città davanti alla Chiesa Madre in Piazza della Repubblica. Vice Sindaco, in rappresentanza dell'amministrazione, cosa rappresenta questo evento non tanto per i presenti ma anche per le future generazioni? Ma è una giornata molto significativa, così come ho appena detto nel mio intervento. Riteniamo che la storia va ricordata e i bambini che erano presenti in piazza credo che hanno ascoltato e stanno visitando proprio con i suoi occhi, stanno vedendo proprio che ricordare la storia per tutti questi padri e nonni che hanno combattuto per noi, per la nostra liberazione, per la nostra libertà. E quindi sono giornate che vanno ricordate, così come in pratica ha ricordato il nostro prete, così come hanno ricordato anche altri che hanno fatto l'intervento. Ritengo che è una giornata molto significativa che l'amministrazione ha voluto ricordare, omaggiando delle targhe alle forze dell'ordine che sono distinte ognuno per la propria competenza, così come abbiamo voluto veramente ricordare il nostro concittadino Achille Taormina, che dopo tanti anni è stato insignito da questo ricordo, da questa onorificenza. E quindi ritengo che sia una giornata veramente memorabile per tutti noi, per tutti gli italiani, per i marsalesi in modo particolare. Presidente del Consiglio Comunale, quale messaggio parte oggi per questa città? Ma è un messaggio, come ti ripeto, di memoria sempre, ma soprattutto un messaggio che va rivolto a questi giovani, a questi ragazzi che erano presenti. È un messaggio, bisogna far capire che bisogna avere rispetto per le istituzioni, rispetto per tutti coloro che lottano rischiando pure la propria vita per quei valori e quegli ideali che sono portanti e pilastri della nostra Costituzione, libertà, giustizia e tanti altri valori che questi giovani devono sapere, quindi che devono essere riconoscenti quindi ai nostri tutori delle forze dell'ordine, quindi alle forze armate che ogni giorno rischiano la loro vita in molti stati del mondo, quindi cercando di portare la pace dove pace non esiste, democrazia non esiste. Quindi sono messaggi molto importanti ed è necessario quindi non dimenticarli mai e farli rivivere, così come abbiamo ritenuto necessario e opportuno con una cerimonia molto sobria, come è stato detto, quindi di farli rivivere anche nella nostra città, premiando a maggior ragione tutti coloro che nell'arco dell'anno solare si sono distinti in un'operazione un po' particolare nel rispetto della legalità e, come ho detto prima, nel rispetto soprattutto di quelle che sono le regole civili che devono essere osservate quotidianamente.
Vice Sindaco, sono passati 70 anni dall'ultimo conflitto mondiale, ma ancora i nostri ragazzi continuano a cadere su tutti i fronti per affermare quello che è la pace nel mondo. Speriamo che in pratica i grandi uomini del mondo capiscano che la guerra porta soltanto sangue, che la guerra in pratica è un fatto che distruggere e che quindi i grandi uomini al mondo possano dare vita a una parola, fine delle tutte le guerre del mondo, perché sicuramente senza le guerre si vive meglio, perché gli italiani e tutto il popolo mondiale possa vivere ancora meglio, in una forma migliore, senza nessun tipo di guerra. Le celebrazioni oggi sono state estese anche alle forze dell'ordine, che con il loro certosino lavoro garantiscono la legalità e la pace su tutti i fronti, anche nella nostra terra. Sì, l'ho detto poco fa, rischiano la vita quotidianamente in tutte le operazioni, quindi anche quelle più impensabili. Abbiamo visto fino a poco fa sono stati premiati quindi due poliziotti, perché hanno messo a rischio la propria vita per cercare un salvataggio, quindi di una persona che si era buttata in mare, e hanno tentato quindi in tutti i modi quindi di poter salvare la propria vita. Anche questo significa rischiare, ed è giusto che queste persone quindi vengano quotidianamente ricordate, e per questo devono avere la nostra ammirazione, la nostra fiducia, la nostra stima. Ci sono tante cose che le forze dell'ordine quotidianamente quindi mettono in atto, dalla repressione alla vigilanza, alla sicurezza quindi del nostro territorio, a operazioni umanitarie. Non dobbiamo dimenticare, forse stamattina addirittura era previsto uno sbarco di migranti quindi nella nostra vicina San Teodoro, quindi anche questo significa avere rispetto e considerazione e stima quindi delle forze armate, di tutti coloro quindi che quotidianamente continuano a dire rischiano la propria vita quindi per il rispetto di quei valori che sono i valori alla fine portanti quindi della nostra Costituzione e del nostro vivere civile. Il sindaco di Marsala, l'onorevole Giulio Adamo, che oggi è assente per motivi istituzionali, come ci ha ricordato il vice sindaco, ha voluto per questa occasione non soltanto celebrare il 4 novembre, ma dare il giusto riconoscimento a chi ogni giorno quotidianamente lavora per la nostra salvaguardia. Iniziamo a premiare dal 6° Reggimento Bersaglieri per l'attività in atto in Afghanistan nell'ambito dell'operazione ISAF 21. Ritira la targa il luogotenente Giuseppe Grimaldi, vice comandante del reparto alla sede caserma Giannattino. Premia il signor procuratore della Repubblica Alberto Di Pisa assieme al comandante della compagnia Carabinieri e al comandante della Polizia Municipale, dottor Vincenzo Menfi. Facciamo la foto. Cortesemente non andate via, che poi facciamo la foto tutti assieme per il giornale. Al tenente di vascello Raffaele Giardina, comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Marsala, per aver contribuito a fornire un apprezzabile ausilio alla città di Marsala attraverso l'oculata gestione portuale, nonché per l'intensa attività svolta durante l'anno 2013, che lo ha visto impegnato con encomiabili risultati nello svolgimento delle attività legate al settore demaniale, ambientale, del diporto, della pesca e al soccorso marittimo. Ritira la targa lo stesso comandante. Premia il vice sindaco della città di Marsala, il presidente del consiglio comunale e il dottor Vincenzo Studiano, il responsabile della sicurezza di Palazzo 7 Aprile, ispettore capo Pino Cordaro. La Claudio Slatar della 135esima squadriglia per l'impegno e la professionalità nell'attività di difesa dello spazio aereo nazionale. Ritira la targa il primo maresciallo luogotenente Antonino Maltese in rappresentanza di tutto il personale della squadriglia. Premiano il dirigente dottor Sciacca della Polizia di Stato e la consigliera Titone. Prego. All'assistente capo Nicolò Cusimano e all'assistente Claudio Linares, che mettendo a rischio la loro vita
hanno tentato di trarre in salvo un anziano gettandosi nelle acque portuali. Premiano il vicepresidente del Consiglio Comunale, dottor Filippo Maggio, il consigliere Pino Milazzo e il consigliere Arturo Calfano. La motivazione. All'assistente capo Nicolò Cusimano e all'assistente Claudio Linares, che mettendo a rischio la loro vita hanno tentato di trarre in salvo un anziano gettatosi nelle acque portuali. Premio e targa ricordo alla stazione Carabinieri di San Filippo di Marsala. La stazione Carabinieri di San Filippo di Marsala, con apprezzamento e stima per il quotidiano impegno e la costante dedizione profuso nel servizio volto alla salvaguardia dei cittadini del comune di Marsala. Ritirano la targa il comandante e due militari della stazione Carabinieri di San Filippo, il maresciallo aiutante Francesco Vesuvio, l'appuntato scelto Sebastiano Tombarello e l'appuntato Emanuele Tudisco, che da marzo a maggio del 2013, dando prova di eccezionale professionalità, generosa abnegazione, spiccato senso investigativo, hanno condotto una brillante attività di indagine volta alla disarticolazione di un sodalizio di 10 soggetti marsalesi, trapanesi e palermitani dediti ai furti di materiale ferroso. Premiano i consiglieri Walter Alagna e Mario Rodriguez. Prego, signori. Che con la sua attività investigativa ha contribuito ad accrescere il prestigio del Corpo della Guardia di Finanza di Marsala. Il militare, appartenente al nucleo mobile della Compagnia Guardia di Finanza di Marsala, evidenziando eccellenti capacità professionali, brillante acume investigativo e incondizionato spirito di sacrificio, conduceva complesse indagini che si concludevano con il deferimento alle competenti autorità giudiziarie di 6 soggetti, tra cui 5 dirigenti medici di strutture pubbliche, per i delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato, falsità del pubblico ufficiale in atto pubblico e falsa perizia per induzione, per avere indebitamente consentito la percezione di invalidità civile dell'indennità di accompagnamento da parte di una falsa cieca. Premia il signor Procuratore della Repubblica Alberto Di Pisa e il comandante della 135esima squadriglia, comandante Coluzzi. Prego, signori. La motivazione. Al brigadiere capo in congedo Salvatore Pilardello, che con la sua attività investigativa ha contribuito ad accrescere il prestigio del Corpo della Guardia di Finanza di Marsala. Premio al Corpo di Polizia Municipale la dedizione e la professionalità dimostrata da 4 ispettori della Polizia Municipale nella conduzione delle indagini nel contesto di una delicata attività di polizia giudiziaria appaiono ancor più lodevoli ove si tenga conto del fatto che l'attività investigativa è stata eseguita durante la settimana di Ferragosto senza tregua, con evidenti rinunce personali e familiari. Gli ispettori capo Filippo Giubaldo, Cosimo Marino, Antonio Di Girolamo e Vincenzo Piridone.
premia il dottore Sciacca e il presidente del Consiglio Comunale. Adesso avremmo terminato, ma quest'anno c'è stato un cittadino marsalese che ha riscosso una davvero importantissima onorificenza. È motivo per cui lo chiamiamo qui e lo salutiamo con un applauso. Si tratta del ragioniere Achille Taormina. Il ragioniere Taormina è stato insignito dal Ministero della Difesa di combattente per la libertà della nazione italiana 1943-1945. È uno di quei nonni, di quei padri che ci consentono oggi di essere tutti liberi. Facciamo un applauso al ragioniere Achille Taormina. E prima della motivazione c'è il ragioniere che voleva dire qualcosa. Poche cose sono quello di dire, perché questo ritardo? Perché siamo italiani. Io sono un italiano toscano e lì ero rimasto fermo, bloccato con tutta la documentazione e cercavano un Taormina Achille Romualdo come di battesimo. Qui mi conoscono come Aldo Taormina perché c'è il nome. E poi la cosa necessaria al Ministero è stato questo purtroppo e io li ringrazio perché hanno dovuto cercare, perché io ho rifiutato il pagamento delle somme che dovevano essere passate a questi diciamo militari e quindi cancellando la questione del pagamento hanno portato tutto in deposito e quindi il ritardo è questo. In ogni modo meglio tardi che mai. Grazie. Sì, sono... Ok, dico qui il sindaco della città di Marsala assieme al capo presidio, il tenente di vascello Giardina per il conferimento di una targa e ascoltiamo Angela nella motivazione. Al partigiano Achille Taormina, per essere stato nominato dal Ministero della Difesa combattente per l'Unità d'Italia 1943-1945. Ragazzi, ritorniamo tutti sul palco, dai, e chiudiamo con il nostro inno. Io ringrazio tutti voi, mi scuso se qualcosa non è andata per il verso giusto, però insomma, alla fine credo che queste cerimonie vadano celebrate, soprattutto per tramandare ai giovani quello che è stato il sacrificio dei nostri padri, dei nostri nonni, e perché no, perché abbiano a vivere in un clima di pace e di serenità quale quello che abbiamo vissuto la stragrande maggioranza di tutti noi. Ancora un ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici e vi salutiamo tutti con il coro del quinto circolo didattico diretto dall'insegnante Sciacca che ci ripropone l'inno nazionale italiano. E sulle note dell'inno io vi ringrazio e vi porgo il saluto e l'arrivederci dell'amministrazione comunale e del Consiglio Comunale di Marsala. Buona giornata a tutti.